Devi capire, Stubbins, Matteo allude alla carne. Turberebbe gli animali se ne mangiasse. Ah, sicuro. E non la mangio. Io credo che come principio la gente dovrebbe evitare di mangiare i propri amici. Da quando sono un buon veterinario? Faccio il vegetariano o su per giù? In fondo, cosa c'è di straordinario se carne e pesce non ne mangio più? Ah, è una cosa bellissima. Sì, mi nutro bene, mangio cose sane, come melanzane, melograne e tanti bei tozzi di pane. Va bene, ora vengo. Quando vedo che mangiate carne col ragù, mentre sto gustandomi il mio tè con i frufru, io mi sento molto superiore ed anche più. Sono esultante, veramente. No, l'hai già avuto. Se durante un pranzo mi si offre del patè, lo rifiuto subito e mi limito a un purè. Tutti i commensali non ammirano che me. Com'è eccitante, veramente. Non mangio neanche le uova per non impressionare le galline. Mangiare del prosciutto è inconcepibile. L'anatra giammai la toccherò. Ormai mi sento invincibile. Come sono quelle salsicce buone? Ma dov'è la mia cena? Un'altra volta. Avanti, parlate. Stavolta chi è stato? Dov'è la mia cena? È già abbastanza che debba mangiare come una capra. Perché mangio questa roba invece di loro e si se ne approfittano. Non avete idea di quello che devo sopportare. Amo tutto quello che di verde al mondo c'è. Rape, porri, cavoli, spinaci e bieta, ahimè. La mia vita è quella di un cavallo, ma perché? Perché sono così, vegetariano. Ma perché io mangio queste odiose cose qui? Chi me l'ha ordinato di subirmele così? Se amo le bistecche, bene, io rispondo sì. Sono forse un buon veterinario e potrei aspirare al centenario. Ma basta fare ancora l'umanitario. Sai che c'è? Amo il patè e il salmì. Si è così, io vorrei mezzo agnello e sei galletti al gratin. Mangerei tre tacchini ed un maiale grosso come me. Ma vedo poi il mio gab gab e così so già che per sempre ormai vegetariano sarò.